beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Beati i miti, perché possederanno la terra. Beati gli affamati, gli assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli artefici di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi, mentendo per causa mia. Godete ed esultate, perché grande è la ricompensa vostra nei cieli. Così perseguitarono i profeti che vi precedettero. Chi tra voi, se il figlio gli chiederà pane, gli darà un sasso? O se gli chiederà un pesce, gli darà forse un serpente? E se dunque voi, pur essendo cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Io ti do del tu come tu mi hai detto, giusto? Benissimo. Grazie. Una cosa ti devo chiedere. Sì. Scusa, perché faccio tanti sbagli parlando italiano. No. Il mio italiano non lo parlo mai. Non lo parlo mai. Mia madre era italiana, ma lo parlo soltanto quando vado in Italia 2 settimane per anno, così. Va benissimo. Allora, io ti dico che intanto ieri notte ho deciso di vedere finalmente il Vangelo secondo Matteo, perché mi sembrava doveroso, non l'avevo mai visto, ho detto altrimenti... Neanch'io non l'ho mai visto. Davvero? Io non l'ho mai visto, e non l'ho visto per una semplice ragione, perché quel tizio lì sullo schermo mi fa venire i nervi. Comunque ti voglio fare un po' di domande sul film per partire, visto che tra l'altro è stato girato a Matera, quindi intanto ti volevo chiedere com'è stato per te, che non avevi mai pensato di fare l'attore e interpretare come primo ruolo Gesù, che è subito un ruolo, diciamo, difficile. Prima di tutto vorrei commentare quello che hai detto, di che il film è stato girato a Matera. Sì. Il film è stato girato anche a Matera. È stato girato in Puglia, è stato girato in Calabria, è stato girato a Roma, nel Lazio. Si dice tanto che il film appartiene a Matera, non è vero, il film è di tanti luoghi. Allora, com'è stato? Io avevo 19 anni, rappresentavo il sindacato clandestino, antifranchista, antifascista, e allora avevamo pensato, perché siccome io parlo un po' di italiano, che sarebbe una buona idea di andare in Italia, Firenze e Roma, e conoscere della gente importante che potesse darci il suo aiuto a Barcellona, forse anche a Madrid, dove potevano parlare della democrazia, della libertà, dell'antifascismo. E così ho conosciuto Firenze, ho conosciuto la Pira, ho conosciuto gente bellissima, e anche a Roma. A Roma ho conosciuto tanti, per esempio, non so, Pratolini, Nenni, Alberti, Bassani e tanti altri. E il pomeriggio, prima di partire, il giovane amico mio che mi presentava a tutti, perché apparteneva alla gioventù del PCI, mi disse che avevamo 2, 3, 4 ore libere e che potevamo andare a conoscere un poeta che si chiamava Pier Paolo Pasolini. Bussò la porta, mi apre Pier Paolo e mi disse, tempo dopo, e anche Ninetto Davoli me lo disse 2 anni fa, che quando io uscì la porta, lui aprì la porta e mi vide, ci fece sedere e andò subito a telefonare, mi ha detto, ho trovato Gesù, Gesù è casa mia! da 2 anni che lui cercava qualcuno che potesse fare la parte di Gesù nel Vangelo secondo Matteo. E allora io cominciai a parlare dell'università, del fascismo, della libertà, bla bla bla, e lui invece di interrompermi, come facevano tutti, per chiedere delle precisioni, lui no, incominciò a girare intorno a me. Io non capivo niente, io parlavo, e lui girava, si fermava, girava, si fermava. Mi domandò quanti anni avevo, 19, ma guarda, 19 puoi dare sullo schermo un'età indefinita, io pensavo,
di che parla quello? Mi domando se lo interessava. E a te non interessava assolutamente, no? Te zero, per niente, non volevo niente. Io ero marxista, ero ateo, ero comunista, la chiesa era quella di Franco, dunque era il nemico di classe, e non volevo niente da fare con quello lì. Mi disse di no. Mi disse anche giorni dopo che gli era piaciuta moltissimo la mia risposta. Però alla fine ti ha convinto. Era svelto, eh? Non soltanto intelligente, era anche svelto, era vulgo anche. Allora incominciò a parlarmi di che era un film marxista, che lui era marxista, che sarebbe fatto d'accordo con la formula di Antonio Gramsci, fare un film, un racconto epico-lirico in chiave nazionale popolare. Erano tutte cose per convincerti o erano effettivamente le sue idee sul film? Non sono sicuro, io penso che un po' di tutto. Lui andò a telefonare, telefonò e dopo 10-15 minuti venne una grande sua amica, che poi diventò la più grande amica che ho avuto io in vita mia, che era Elsa Morante, una donna con capelli stranissimi e con gli occhi, faceva sempre così perché non voleva mettersi gli occhiali. Ma 2 giorni dopo diventano 80 amici, niente, non mi interessava per Cristo. Allora chiamo un'altra volta, venne il produttore, che cominciò a parlare di mucchi di soldi, milioni, milioni, e non so quante cose, che non mi interessava niente, fuori. E allora questo amico mio, Giorgio Manacolla, quello che mi presentava, diventò il mio giudo particolare, perché mi disse: tu è lì che sei venuto qui a cercare aiuto, non avete un centesimo, puoi donare questi soldi alla causa, al partito, e io non potevo essere di no. In parte erano idee effettive dietro, diciamo, la poetica di questo film, in parte era per convincerti, dirti che era un Cristo rivoluzionario, un Cristo gramsciano. Però tu alla fine lo vedi come un Cristo rivoluzionario, quello che hai detto che non l'hai visto, però quello che si vede sullo schermo, come ti sembra? Rivoluzionario? No, non è rivoluzionario perché non c'è la rivoluzione. Nessuno è rivoluzionario oggi, purtroppo. Penso che non lo era ancora neanche nel 1964, quando si è fatto il film. Anche se ho saputo dopo che il Vangelo, il film, è diventato una specie di bandiera per la teologia della liberazione in Sud America, in Brasile soprattutto, mi hanno detto. Sono contento di questo. Ti sei fatto un'idea del perché Pierpaolo Pasolini ha scelto proprio il Vangelo secondo Matteo? Perché è il primo evangelista, perché dice lui, perché, o diceva lui, peccato che sia morto. In una lettera il produttore Alfredo Vigli domanda a Pierpaolo: come mai un marxista vuol fare un film sul Vangelo? E Pierpaolo risponde che fino a quel momento lui aveva trovato la bellezza letteraria, la bellezza morale, ma mai la bellezza assoluta. Visto che hai parlato dell'anniversario della morte, ti chiederei se mi vuoi commentare a distanza di tanti anni qual è il sentimento che provi adesso al pensiero di quella morte. Prima di tutto, il pensiero della morte, non di quella morte, il pensiero della morte, il fatto che sia morto. Quello che mi fa male è il fatto che sia morto. Come è morto? Non lo sappiamo. Si sa più o meno, non si sa chi, non si sa perché, non lo sappiamo. Quello che mi dà un immenso fastidio è la teoria o le teorie della cospirazione che danno da mangiare a certi giornalisti. Io chiedo a quella gente, per favore, se hanno delle prove che vadano in questura, se hanno delle prove che dimostrino quelle che vogliono dimostrare, e intanto zitti, basta. Quello che è successo è che Pierpaolo, amico mio, è morto. Ti va di darmi un ricordo, diciamo, della persona Pierpaolo Pasolini, visto che appunto per te era un amico più che un intellettuale? Il mio rapporto con Pierpaolo era un rapporto che a me piace molto. Ci vedevamo ogni giorno, anche prima della lavorazione, un mese e mezzo a Roma, a Piazza del Popolo, sempre da Rosati alle 8. A volte veniva Alberto Moravia, o da Ciamaraini, o
Piacenzo, chi siano. Dopo cena, dunque le 11 così, andavamo a casa di Elsa e parlavamo di tutto. Parlavamo di... Elsa fu il mio Pirmalione, fu la persona che mi fece leggere Rambo, non lo conoscevo, mi ha fatto assaggiare il mio primo salmone affumicato, tortellini alla panna, mi ha fatto capire che la bugia è una indignità, tante cose. Una cosa importante è che adesso, ancora, non è una forma di pazzia, non sono matto, ma ogni tanto io parlo con loro. Dunque, vado a spasso, ho delle discussioni con loro. Cosa penserebbero di questo, dell'altro? Ma c'è una differenza importante. Sono passati 52 anni. Dunque, io allora avevo 19 e loro avevano 42, più loro 52 Elsa. Ma adesso loro sono i miei fratelli piccoli. Dunque, sono io a proteggerli nelle mie conversazioni. Pasolini amava scegliere attori non professionisti, no? Anche con te ha fatto la stessa scelta. E quindi come vi dirigeva? A me quasi non mi dirigeva. Per esempio, c'erano delle situazioni particolari, come per esempio quando io devo parlare ai farisei, e che lui mi diceva, i farisei sono la borghesia franchista. Allora certo, io reagivo contro della borghesia franchista. Per quanto riguarda sua mamma, che le ha fatto interpretare insomma un ruolo importantissimo, come l'ha diretta, soprattutto nelle scene finali, che cosa le ha detto per farla soffrire in quel modo? Lo vuoi sapere? Come lo immagini? Io mi immagino che le abbia detto di immaginare che sulla croce c'era lui. No? No. Nel 44... il figlio piccolo, Guido, è stato ucciso dai partigiani. Era partigiano anche lui, ma da altri partigiani. Dai partigiani rossi, jugoslavi. E allora la madre era mezzo impazzita. Andava in campagna urlando quando ha saputo della morte di Guido. E allora, quando la scena della crocifissione a Matera, la madre, che la ricordo benissimo, era seduta per terra, con Graziella, con altre, e Pierpaolo andava da lei e allora che le diceva: ricordate di Guido. Tu hai nominato suo fratello, magari può aver visto in te qualcosa che gli ha ricordato il suo fratello partigiano, può essere? Certo può essere. Io penso, l'ho pensato io, ma poi parlando con un amico comune, io penso che quando io bussai la porta, io ero un resistente spagnolo, io avevo 19 anni, come Guido. Allora, avevo l'età di Guido, ero un resistente antifascista, questo per forza ha dovuto influenzare anche Pierpaolo. Non me l'ha mai detto, ma non concepisco la situazione in cui lui avrebbe dimenticato Guido, che è stato una persona centrale per la sua vita. E io avevo quello in comune con Guido. Adesso ti chiederei qualcosa su Matera. Magari sei stato solo 15 giorni in quell'occasione, non c'è un ricordo in particolare che ti lega alla città? Sì, ho ricordi particolari. A Matera è successa una cosa, è stata una delle volte almeno, dove soprattutto le donne venivano da me vestite di nero e una a una si ginocchiavano davanti a me e mi chiedevano: oh Cristo, fammi un miracolo. Ma erano serie? Completamente serie. Bene. E allora, la prima volta, è successo qualche giorno, la prima volta è stata molto dura, molto scomoda, perché io provavo a spiegare che io non ero Cristo, io ero uno studente, in quel momento lì un attore che faceva il Cristo, non ero Cristo, non lo accettavano, non lo capivano. E allora la popolazione di Matera 1964 non faceva la differenza tra persona e personaggio. O anche io fumavo e la gente sulla strada si arrabbiava con me. E un Cristo non fumava!
Questa è la bionicolonia moderna, allora, è tanto diversa. C'è sempre, sempre, certo. È una città incantata, è una città con un patrimonio storico notevolissimo, è una città affascinante, è testimone dell'antichità del sud. Ho tanti amici, ho qualche amico, qualche vero amico, che io voglio tanto bene, per esempio Beatrice Gentile. Quando io arrivo lì, ho della gente che amo moltissimo, ci vediamo, andiamo a cena insieme tutti i giorni. Ma poi c'è la città, il presente di Matera, ahimè, però, è quello di un degrado culturale, politico e delle infrastrutture disarmante. Io sono contentissimo dell'iniziativa di Thesaurus, perché finalmente la cultura a Matera è in mani di gente di cultura, cosa che non è sempre stata così.